avrete intuito, sono Emilio Cozzi. Sono un giornalista, ho 42 anni, quasi 43, a giugno, gemelli. Non ridete, c'è qualche cancro probabilmente qui, quindi. Ebbene, mi occupo di videogiochi, il che deve essere abbastanza curioso, perché quando lo dico, quando mi viene chiesto, suscita sempre la stessa reazione. Ah, bello, 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 ma cioè, per lavoro cosa fai? Per vivere? Mi occupo di videogiochi. E mi occupo di videogiochi non tanto e non solo perché soffro evidentemente di una, come dire, sindrome di Peter Pan galoppante, e nemmeno perché i videogiochi oggi fatturano, a seconda degli analisti, fra gli 80 e i 100 miliardi di dollari annui, che è molto più di quanto non fatturi il cinema. Anzi, è quanto il cinema e la musica fatturano messi insieme. Mi occupo di videogiochi per i motivi che tenterò di spiegarvi nei prossimi 14 minuti e 7 secondi e che ben vengono introdotti da questo video. Si intitola Sight. Patrick? Oh, hi. Hi, Daphne, how are you? Sorry. It's okay. You look great. Thank you. Love your jacket. Thanks. It's a sports jacket, so it's a lot less official than it looks. What do you mean? Sorry? What's the difference between a sports jacket and a normal one? I guess a sports jacket is for people who want to look good even when they're chased by the police. Anyway, I hope you're hungry. This place has the best burgers in town. Oh, actually I'm vegetarian. Oh. Yeah. Bene, anzi malissimo, direi. Dove vai col 20%, sinceramente. Non ve lo spoiler, ma appunto non finisce un granché. Si intitola Sight, come dicevo prima. È la tesi di laurea di due allora studenti dell'Accademia di Belle Arti di Gerusalemme. Lo trovate online, è uscito nel 2012. È indicativo per due motivi principali. Punto primo, perché rappresenta in maniera manifesta la pervasività tecnologica. La tecnologia è ovunque. La seconda cosa è perché la rappresenta utilizzando un'estetica e direi quasi un'etica del videogioco. Quasi a suggerire che oggi il videogioco sia ovunque. Anzi, quasi a suggerire che la realtà attorno a noi sia immediatamente commisurabile e in qualche modo orientata a soddisfarci il prima possibile. Quanto e se questo sia fantascienza, lo lascio decidere a voi. Io in realtà qualche indicazione ce l'ho, ne ho un paio, anzi più di un paio. Lo riconoscete questo? Si intitola Plug Inc., è un'applicazione all'inizio uscita per mobile, costava meno di $1. È stata fatta anche in questo caso nel 2012 da un designer britannico, si chiama James Vaughan, allora poco più di ventenne. L'idea è molto semplice, è un gioco gestionale, voi dovete profilare questa creatura decidendo se farne un fungo, un virus o un batterio, e molto semplicemente facendo in modo che si sparga in tutto il mondo e distrugga ed estingua il genere umano. Una cosa spietata. Bisogna uccidere gli uomini, tutti gli uomini della Terra. Quando uscì il gioco, Vaughan l'ha fatto per scherzo, ci ha messo 5.000 sterline, era al mare, non lo sapeva neanche quando sarebbe uscito. Quando è uscito, in 2 settimane è diventata l'app più scaricata del mondo. Oggi, a 5 anni di distanza, ha una comunità ancora attiva di qualche milione di utenti. La cosa più curiosa, però, non è tanto che Vaughan oggi sia un imprenditore ricchissimo, è che qualche mese dopo fu chiamato dai CDC di Atlanta, il nostro corrispettivo del Ministero della Salute, e qui avevo una battuta che però mi hanno tagliato in realtà, perché il modello matematico che presiede la diffusione virale nel gioco è altamente predittivo, anzi altamente verosimile, tanto che Plug Inc. è diventato un modo nuovo e rivoluzionario per sensibilizzare le persone, la gente, a un serissimo tema di sanità pubblica. Addirittura qualche mese dopo ancora, James Vaughan inventa questa cosa. Tramite dinamiche di microtransazione in game, cioè spendendo pochi spiccioli, era possibile rendere ancora più pericolosi i propri virus, ma nel frattempo nella realtà si finanziava la Croce Rossa Internazionale, che in quel momento, lo ricorderete, era, ahimè, alle prese con uno dei picchi di Ebola più importanti e gravi dell'ultimo mezzo secolo in Africa occidentale. Ebbene, un gioco che nella finzione punta a distruggere il genere umano, nella realtà diventa un modo efficacissimo e nuovo per contribuire a salvarlo. Cambiamo completamente scenario. La magica, per chi ci crede.
qualche giorno fa ha ufficializzato che metterà sotto contratto i primi 3 videogiocatori professionisti di FIFA. Cosa strana? Neanche in Italia. La settimana prima l'ha fatto la Sampdoria, firmando Mattia Guarracino, 6 volte campione italiano di FIFA, addirittura finito le Olimpiadi con FIFA. Non sono pazzi, hanno fiutato che la pratica e-sportiva, cioè utilizzare in maniera professionistica i videogiochi, in questo momento ha un bacino di utenza di 150 milioni di spettatori. È previsto che entro il 2019 ci sarà un incremento del 400% di questo bacino. Tanto che la NBA, e questo è il momento della firma, dell'ufficializzazione, con il nuovo commissioner Adam Silver, ha dichiarato che nel 2018 sarà la prima lega professionistica di sport tradizionali a clonarsi in pixel. Che cosa vuol dire? Vuol dire che dei videogiocatori professionisti si daranno battaglia non tanto sul parquet digitale, questo ovviamente è scontato, ma utilizzando degli avatar di se stessi, cioè con delle diciamo, caratteristiche tecnico-atletiche in qualche modo calibrate su quelle personali. Se ci pensate alla sovrapposizione di un mondo digitale, di una realtà digitale che non esiste tendenzialmente, con il nostro mondo, quello materiale, quello normale, quello sensoriale. Oddio, è una cosa che la tecnologia, una delle tecnologie più chiacchierate degli ultimi anni, in qualche modo ha reso esplicito. Vi presento, l'ho preparato per voi, il supermercato della realtà virtuale. Questi sono tutti visori attualmente in commercio, ce n'è per tutti i gusti, non per tutti i portafogli, uno scaffale discount ancora non esiste, una tecnologia ancora piuttosto esosa. Si è fatto un gran parlare di questi visori, c'è chi, come dire, ha fatto piuttosto sorridere, immaginate andare in giro con una cosa del genere. Qualcuno infatti ci ha fatto questo, e c'è chi invece ha fatto un po' meno ridere. Questa foto l'ho fatta io all'ITEC 3 anni fa. L'ITEC è il forum internazionale di simulazione militare. Che cosa sta facendo questo signore a centro schermo? Sta dando le coordinate su una mappa georeferenziata digitale dell'Afghanistan, che riproduce in dettaglio quell'area, ha dei commilitoni, dei compagni, che non sono nella realtà dove è lui, ma lo sono nella realtà digitale. Magari a bordo di un simulatore di volo, pronti al bombardamento, magari appiedati sull'area operativa, magari in questo meraviglioso, come dire, campo di addestramento a Camp Pendleton, in California, 3.000 metri quadri di realtà mixata, mixed reality, laddove è evidente la sovrapposizione, anzi l'intromissione di una realtà digitale nella realtà vera. Adesso non vorrei farvi uno scenario apocalittico e grave, sto semplicemente, come dire, tornando indietro nel tempo, alle origini. 1958, questo è il laboratorio nazionale di Brookhaven, stato di New York. Modificando un oscilloscopio, il dottor William Higginbotham costruisce Tennis for Two, la prima simulazione elettronica di una partita di tennis vista a bordo campo. Addirittura è possibile, con quelle due manopole, imprimere un effetto particolare alla pallina, voleste fare delle cose raffinate. Bene, perché fa questa cosa Higginbotham? Per due motivi principali. Il primo è perché vuole tranquillizzare i vicini del laboratorio, una zona rurale almeno negli anni 50, perché il laboratorio è di tipo militare, dentro non si sa esattamente cosa succeda, però la gente attorno sa cosa ha fatto il signor Higginbotham 15 anni prima, cioè ha progettato il timer della bomba atomica, quella caduta su Alamogordo, nei test. Questo per dirvi che tecnicamente il videogioco è il fratellastro dell'ordigno nucleare ed è figlio dell'esercito. Ne utilizza le strutture, ne utilizza i finanziamenti e in qualche modo ne utilizza il mood, i temi. Tanto che 3 anni dopo, e questo è il primo videogioco considerato tale, cioè fatto per intrattenere, al MIT Steve Russell con i suoi colleghi realizza un gioco spaziale, Space War, la prima simulazione di guerra stellare con addirittura, lo vedete, quella branca di spazio, laddove funziona, addirittura c'è una simulazione gravitazionale, dei campi gravitazionali, che in qualche modo ospita questa battaglia a suon di missili di due piccole astronavi pilotate da chi in quel momento voleva giocare. Ebbene, questo gioco, che funzionava sul PDP-1, un computer della DEC da $120,000 nel 61, ha così tanto successo che tutti i PDP negli Stati Uniti in quel momento lo montano. Tutti i PDP negli Stati Uniti in quel momento sono 40, 45, però lo montano tutti. Tanto che uno studente dell'Università dello Utah, un futuro ingegnere, Nolan Bushnell, vede questa cosa e capisce che ci si possono fare dei soldi. Non sapeva avrebbero fatto più soldi del cinema, come dicevo all'inizio, ma capisce che si può fare qualche soldo, magari inventandosi un punteggio, portandolo nei bar e nelle case di tutto il mondo. Pong,
con la sua Atari. Ha un'altra intuizione Nolan Bushnell, capisce che se in quel momento questa nuova cosa, che nemmeno lui sa definire, in qualche modo salta in groppa a una cosa più popolare, beh, forse i soldi possono arrivare anche più velocemente. Gli va bene, sceglie il cinema. In quel momento un regista, ancora sbarbato ai tempi, trasforma un difetto in uno scrigno d'oro. Qualche anno dopo i critici diranno che genio, come Turner, ha tolto il mostro dal film e l'ha reso ancora più spaventoso. La realtà è un po' diversa. Steven Spielberg, nello squalo, non inquadra lo squalo, perché il pesce pupazzo robotico che usava per le riprese, nell'acqua non funzionava. Quindi decide di toglierlo dal film e il film è ancora più spaventoso. Risultato, il primo blockbuster della storia. Fattura 100 milioni di dollari, la prima volta che un film supera questa cifra, battendo in poco più di un mese Il Padrino, che era il film con incasso maggiore fino a lì. Ebbene, come vedete, Nolan Bushnell in qualche modo fiuta questo affare e realizza questo gioco, rubando tecnicamente personaggi, storie e mood dal cinema, rubandole davvero. Se vedete, Shark è scritto molto in piccolo rispetto a Jaws, che era il titolo internazionale dello squalo, perché non ha i diritti d'autore. Quindi tenta di nascondere, cavalcando il successo del film, il titolo del film originale. Il videogioco diventa, da lì in poi, nel 75, il parassita del cinema. Gli ruba tutto quello che può rubargli. Da allora a oggi sono cambiate tante cose. Non solo il cinema ha avuto i suoi personaggi iconici, famosi quanto se non di più di qualche star. Ma oggi in sala succede esattamente il contrario. È il cinema che ruba ai videogiochi personaggi, storie e mood. Ma in tutto questo, secondo voi, il papà del cinema è stato a guardare? Ricordo, l'esercito è stato a guardare? Assolutamente no. Aveva in casa un figlio, il prodigo, potentissimo. 1980, la DARPA, l'agenzia, diciamo, di ricerca e sviluppo del Ministero della Difesa americano, commissiona all'Atari, quella di Pong e dello squalo rubato, una versione potenziata di Battlezone, che in quel momento è un gioco che c'è nei bar, potenziata affinché i carristi veri si addestrino su quello che è un simulatore ante litteram, molto meno costoso dei simulatori veri, ma altrettanto efficace. Tanto che oggi non solo c'è una sovrapposizione degli hardware utilizzati da esercito e videogiochi, ma c'è una sovrapposizione, quasi un'identità dei software. Questa è una visione, è un targeting system di un drone. Questo è Ace Combat Horizon, un videogioco. È così simile, così, anzi direi identico, che qualcuno forse prima non si è accorto, quando facevo la carrellata dell'ITEC, questa scena non è vera, è un videogioco. Si chiama Arma 3. Lo fa Bohemia Interactive, che è un'azienda che come core business fa ambienti immersivi per l'addestramento militare, e non solo, anche per la protezione civile. Si chiamano Virtual Battle Space. Bene, ripeto, non vorrei darvi un'idea apocalittica del videogioco. Il videogioco distrugge il mondo? Non solo, grazie a Dio, è un medium vastissimo. 2 anni fa, Unmanned, questo è un videogioco italiano, il ragazzo è un professore che ora sta negli Stati Uniti, ma è di Ferrara. Si chiama Unmanned, appunto, voi interpretate questo personaggio, che vedete si è fatto la barba male, addirittura ha qualche taglio ancora, portate all'asilo vostra figlia, andate al lavoro e per lavoro manovrate un drone che deve uccidere i terroristi. È una critica ferocissima, e vedete anche che estetica utilizzi, non solo a questa sovrapposizione fra due industrie, ma anche al videogioco stesso. Questo è un esempio vicino a voi, geograficamente, l'hanno fatto a Bologna. Si chiama Relieve, lo fa Studio Evil. È un videogioco che, contrariamente a quello che capita di solito, non chiede al proprio utente di uccidere tutti quelli di fronte a voi, ma di salvarli. È stato fatto con la IRC, la Italian Resuscitation Council, un'associazione di medici e infermieri. Cosa succede? Vi addestra a fare un massaggio cardiopolmonare, monitorandolo con una telecamera cinetica, banalmente un Kinect, e addirittura in quel caso, vedete, la ragazza indossa un Oculus Rift, in realtà un DK2, una versione precedente. Ed è così efficace nell'addestrarvi a questo movimento da essere migliore dei sistemi tradizionali di addestramento medico. Tanto che il mese scorso la Oxford University ha presentato Engage, che cos'è? Una aula virtuale, in questo caso dedicata ovviamente all'intervento pediatrico, in cui addestrare a distanza, ma come se fossero lì, torno a ripeterlo, i medici.
Pensate all'utilità che ha un software di questo tipo nel raggiungere aree desolate o geograficamente in qualche modo scomode. Pensate ad aree remote, pensate a un paese, a un villaggio in Africa, che possa avere una tecnologia del genere molto poco costosa, ma che sarebbe molto più costoso raggiungere fisicamente. Ebbene, credo che questo sia l'apice di tutti. Gioco di 2 anni fa, This War of Mind. Per la prima volta un gioco di guerra non vi mette nei panni del Marine, dell'eroe tutto d'un pezzo che stermina qualsiasi cosa si muova davanti a lui. Siete una delle vittime. Dovete gestire questo caseggiato evidentemente bombardato e fare sopravvivere i superstiti, scusate il gioco di parole, gente a cui è caduta in testa la guerra senza che sapesse nemmeno il perché. Ebbene, qualche mese dopo l'uscita, potevate acquistare delle opere d'arte fatte da street artist abbastanza famosi e acquistandole, quindi corredando il vostro rifugio o le strade del gioco con le loro opere, avreste finanziato War Child, un'associazione non governativa che opera e assiste i bimbi nelle aree di guerra. Ebbene, questo per dire cosa? Questo per dire che il mondo virtuale, il mondo digitale, che riguarda anche i social per esempio, e il mondo normale, ormai sono un tutt'uno, decisamente un tutt'uno. Credo che sottovalutare e non interpretare correttamente un medium che permette di dire tutto e esattamente anche il suo contrario e soprattutto non rendersi conto di quanto questo medium sia ormai compenetrato nella realtà, tanto da esserne indistinguibile, sia estremamente rischioso. Occorre, secondo me, intervenire e saperlo capire il prima possibile. Per questo a 42 anni, quasi 43, mi occupo di videogiochi. Grazie.